Come avevamo detto, siamo diciamo al calcio d'avvio, un calcio d'inizio importante che serve a far uscire tutta quest'area da una serie di difficoltà di natura sanitaria che consentiranno peraltro anche di costituire con l'Università di Foggia tutte quelle clinicizzazioni di reparti che assieme al Policlinico di Bari, al Policlinico di Foggia, al Policlinico di Taranto, al Policlinico di Lecce daranno vita anche al Policlinico della BAT che ovviamente verrà accentrato attorno a questa nuova struttura costruita con i più moderni ritrovati che consentirà anche una migliore richiamo per i medici, perché i medici oggi vanno richiamati come giocatori di calcio perché non si trovano sul mercato, non ce ne sono, ci sono difficoltà enormi nelle assunzioni dei medici, bisogna dargli strutture moderne, bisogna dargli prospettiva di carriera, non potendo evidentemente giocare al rialzo sugli stipendi. E quindi noi ci auguriamo che la bellezza di questo luogo, Castel del Monte, possa diciamo, fare anche da richiamo per tutte quelle persone, quei sanitari, quei medici di rilievo che potrebbero fare grande la sanità di questa provincia. Voglio ovviamente cogliere l'occasione per ringraziare in modo particolare Alessandro Delle Donne che nel giro di poco tempo ha fatto un cammino molto intenso e molto rapido. Ci auguriamo che siano scelte formule contrattuali per l'appalto simili a quelle dell'ospedale di Taranto che è in via di realizzazione e che in meno di un anno o poco più di un anno consentiranno, stanno consentendo la realizzazione dell'ospedale di Taranto. Vi ricordo che sono in costruzione già a buon punto l'ospedale di Monopoli Fasano e in una situazione simile a quella di Andria l'ospedale di Maglie, perché noi andremo a costruire un ospedale anche a Maglie. Nasce il progetto esecutivo del nuovo ospedale di Andria. Illustriamo lo stato di avanzamento della progettazione con un primo rendering, quindi con un layout che sarà, almeno da un punto di vista esteriore, quello definitivo. Abbiamo già completato la parte interna, quella che definisce gli spazi e i layout interni. Ovviamente siamo nella fase alle battute finali perché i progettisti stanno lavorando sul completamento della piastra invece tecnologica. Devo dire che questo sarà un ospedale diverso da quello attuale per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto è un ospedale di secondo livello, è un ospedale che conterrà molti più posti letto, quindi da quasi 200 a 400, sarà un ospedale molto proiettato sull'alta complessità chirurgica, sarà un ospedale dedicato essenzialmente anche alla rete dell'emergenza urgenza. Si pone da cerniera tra Bari e Foggia ed è un ospedale che ha un altissimo contenuto tecnologico, ovviamente organizzativo perché quello postula poi una riorganizzazione degli assetti interni, ma soprattutto sarà un ospedale nel quale si farà formazione didattica e accademia. È in questi giorni in fase molto avanzata la trattativa per la stipula del protocollo d'intesa con l'Università di Foggia e la Regione, nonché anche con gli ospedali uniti di Foggia, perché questo, che già ha dimostrato di essere un teaching hospital, di fatto ospiterà quella che sarà la futura università, la scuola di medicina di Foggia, delocalizzata su Andria. Per noi un obiettivo molto lungimirante, sono orgoglioso e onorato di poter fare io questo annuncio oggi e non nascondo anche una certa emozione. Devo dire che dietro le spalle abbiamo un castello che vive da quasi 1000 anni, che ha rappresentato un pilastro, un punto di riferimento. Da questo castello noi oggi uniamo la visuale, perché da qui si vede proprio il sito su cui sorgerà l'ospedale, alla visione che abbiamo voluto dare al nuovo ospedale di Andria, che sarà una visione di completamento, di integrazione, di sussidiarietà al sistema regionale sanitario. Pertanto siamo molto contenti perché sappiamo che da questa opera tutti trarranno beneficio, dagli studenti agli utenti.